Buonasera, ci troviamo presso la saletta espositiva di Sestri Ponente al 57 Rosso. E qui con noi una bravissima decoratrice che si chiama Tilde Bartolucci, che espone dal 6 al 12 agosto 2016 con una mostra personale dal titolo Seta e pelle in cornice. Adesso andiamo a conoscerla. Buonasera. Piacere, Lida. Piacere, Tilde Bartolucci. Allora, Tilde, ho visto che lei espone qui all'interno di questa saletta una serie di oggetti tutti decorati con le sue mani d'oro, direi. E come si può definire una pittrice, una decoratrice? Diamo una definizione. Ma io la definizione che mi sono data, coniando forse un neologismo, è artigiartista, proprio per mettere insieme due termini che comprendono le due cose, artigiano e artista, perché non posso considerarmi solo artigiano, perché poi si potrebbe cadere anche in problemi di professionalità. Artista sembra voler volare troppo alto, quindi artigiartista, anche perché questi sono oggetti di arte ma anche di uso, quindi rientra nell'arte applicata. Sì. E diciamo che io proprio ho iniziato in questa maniera, cioè dipingendo su oggetti d'uso. L'uso quotidiano. Abiti, sciarpe, scialli, foulard, magliette, tovaglie, qui per esempio ce n'è un esempio, le stole. Quindi quali sono i supporti su cui lavora? Facciamo un elenco generale. Normalmente tessuti e tessuti naturali. Privilegio il tessuto naturale proprio anche perché è necessario per il buon rendimento del lavoro, per i colori. La seta in particolare. Ecco, mi scusi se la interrompo, usa in modo particolare colori da stoffa. Colori per tessuti, certamente, sì, che sono indelebili, resistono il lavaggio, il candeggio, quindi sono adatti per fare qualunque tipo di pittura su qualunque supporto. Può essere la tovaglia per la cena di Natale, o la sciarpa, lo scialle per la serata a teatro, ecco, ecco. Dire. Oppure il jeans su un pantalone. Andiamo sul casual. Sul casual, sì. Qui poi, e anche non solo il materiale distingue poi il lavoro, la pittura, il disegno cambia a secondo del soggetto che io ho, perché ovviamente su un jeans il disegno sarà adatto per un abbigliamento casual. Se invece devo lavorare su un abito elegante o un abito da sposa, allora lì il criterio è diverso. E non solo, bisogna conoscere la persona che dovrà indossare quell'abito. Non siamo tutti uguali, c'è chi ama il soggetto geometrico, stilizzato, minimalista, invece la persona che vuole la ridondanza, il fiore. Ecco, la cosa bella dell'artista è che lei può fare dei soggetti proprio personalizzati. Personalizzati, esattamente. Ma d'altra parte questo proprio, la peculiarità è proprio questa, dare a ciascuna persona la sua cosa, in un mondo dove tutto ormai è omologato, dove tutto ormai ci costringe a vivere e a indossare tutte le fattispecie, esatto, della nostra giornata. E noi qui si ha la possibilità di dire: io ho questa cosa solo per me, io ho questa esclusiva, senza dover essere, diciamo, arrivare a problemi anche, dico, economici, no? Certo. Enormi. E quindi, ecco, questa è la particolarità, è proprio il personalizzare. A parte i tessuti, poi abbiamo altri tipi di materiali, per esempio vedo della pelle, ecco, che sì, cosa realizziamo? La pelle è stato un secondo amore, perché io ho iniziato a dipingere sui tessuti, poi ho incontrato la pelle e la pelle mi ha dato l'opportunità di dipingere, ma anche di creare l'oggetto proprio in tutta la sua forma, e quindi io posso farvi vedere queste cose molto particolari, che sono cinture, collane, bracciali. Andiamo adesso, possiamo vedere. Ecco, qui ci sono delle cinture in pelle. Qui ci sono delle decorazioni con delle perline. Qui ho messo un elemento in ceramica raku. Qua altri soggetti.
Qui l'abilità consiste nel mettere insieme tutte queste cose senza esagerare, senza cadere nel volgare, ecco, mantenere una certa eleganza, sì, io perlomeno spero. E anche una certa uniformità di stile. Uniformità, sì, ecco, un altro problema che è molto importante da tenere presente, saper dare il colore in modo uniforme e graduato. Perché quando si lavorano singoli pezzi, sì, può essere... Beh, infatti ho notato che anche l'uso delle perline sono tutte in rapporto tonale. Certamente. C'è una ricerca proprio della insomma, dei passaggi tonali del colore. E anche di tipologia di perline, di decorazioni. Qui ho messo delle perline in quarzo, per esempio. Lì c'era la ceramica Raku, qua sono dei materiali di fantasia. Qua sono le famose paillette, perline, quelle che normalmente si usano per gli abiti, così. Poi vedo che ha delle capacità manuali particolari, per esempio usa anche l'uncinetto abbinato alla pelle. Sì, questo è una cintura che ho fatto utilizzando del filo e utilizzando la tecnica dell'uncinetto. Questo proprio per dare sempre differenti soluzioni allo stesso soggetto, la cintura in quale maniere si possono fare, così come quella che ho io con l'elastico, per esempio. Infatti, che è molto particolare. Sono oggetti che poi, diciamo, determinano un po' la persona. Noi possiamo indossare un vestitino semplice, un tubino, un paio di pantaloni, una maglietta anonimi, mettiamo addosso piccoli pezzi e già si cambia immagine a un abbigliamento semplice. Sì, basta un piccolo accessorio particolare che si può dare un'immagine diversa. Sì. Ecco, adesso iniziamo a descrivere un attimino i lavori presentati in questa mostra. Iniziamo con questi lavori su tessuto. Questa è una tovaglia in mistolino dove io ho applicato non soltanto il dipinto, ma ho bordato le foglie e le nervature con la tecnica del punto erba, quindi un piccolo assaggio di ricamo. Il bordo è fatto all'uncinetto, naturalmente tutte le mie cose, tutti i miei lavori sono eseguiti completamente a mano, significa che io prendo la materia prima e la porto a compimento in tutto e per tutto. Ho messo insieme un po' tutte le mie capacità manuali, il cucito, le sciarpe sono tutte cucite a mano, le tovaglie lo stesso, questa al bordo all'uncinetto, questa Passiamo invece, a questa tovaglia. Ecco, questa qui ha la cucitura à jour. Qui c'è una trasparenza delle fette dell'anguria che richiamano un po' l'acquosità dell'anguria, no? E mi è sembrato più opportuno lasciare questa trasparenza sotto che non riempire, sarebbe stato troppo pesante. Almeno questo è il mio. Questo è cotone. Questo è cotone, sì. Sono corredate poi dai loro tovaglioli. Passiamo alla seta. Questa è la seta, questa è una seta, una stola, anche questa orlata completamente a mano e con criterio, con una certa abilità, perché sono lavori ormai che sono difficili anche da trovare, fatti bene. Questa è l'anesseta, questa è una stola, qui il soggetto è più geometrico, qua ho richiamato invece un disegno più classico, floreale, proprio per dare a ciascuno la possibilità di scegliere quel soggetto che gli è più consono. Questa è sempre una sciarpa in crepe de chine, anche questa orlata a mano, queste sono stole. Qui c'è un gioco di foglie che svolazzano, autunnali, insomma. Che chiaramente si richiamano. Si richiamano cromaticamente, è molto importante anche questo. Diciamo proprio il discorso di prima, se non si vuole incorrere nel volgare, bisogna stare molto attento a dare il colore con un certo garbo. E questa è una stola in lino. Qui c'era già un discorso geometrico perché nasce con queste strisce, allora qui era opportuno richiamare il disegno geometrico. Non avrei, secondo me sarebbe stato una stonatura mettere delle
può trovare diverse applicazioni, ad esempio una tenda. Ah, come no, certamente, può essere una tenda, sì, ho fatto anche questo, voglio dire, nella mia esperienza, ho all'attivo tanti... abbiamo veramente un pezzo forte. E questo sì, effettivamente è uno dei lavori che mi hanno dato maggior soddisfazione. È una tovaglia quadrata in mistolina, anche questa tutta cucita a mano, e qui c'è uno stagno dove queste anatre proprio sguazzano, nuotano, in un pomeriggio, un giorno di autunno, dove i tronchi degli alberi aspettano l'inverno, forse siamo già in inverno. Direi che un drappo così arreda un'intera parete. Certamente, certamente. Poi le soluzioni nell'arredamento sono tantissime, si possono fare delle testate per il letto, tende, un coordinato cuscino con la tenda o la bajour. Io ho fatto anche delle cappe dei lumi dipinti. Quindi lì si possono riprendere disegni che esistono, non so, su una piastrella in bagno o in cucina e fare la tenda appropriata. Degli abbinamenti. Esatto. Io ho fatto anche una tovaglia con soggetto di cacciagione, ricavato il disegno dal piatto che la signora aveva di un servizio proprio da tavola, e quindi su quello poi ho tirato fuori il disegno per fare la tovaglia. E questo è appunto il discorso di fare delle cose personali. Allora, invece qui abbiamo dei piccoli quadretti che però sono sempre esempi di arte applicata. Esatto, sì. Qui sono in pelle, questi sono in pelle. Questa è una pelle lucida, normale, questa è una pelle scamosciata, quindi c'è una certa opacità e anche un'immagine più sfumata. Quello è una decorazione, un elemento applicato. Qui ho lavorato sul jeans. Il jeans, naturalmente, avendo la grana grossa, ha diversi risultati. Questa è una seta sintetica e queste invece sono tutte sete naturali. Questo è un raso, quello è un crepe de chine. Qui ho fatto un gioco di onde e barche, e poi ciascuno ha un suo... Sì, questi sono dei piccoli motivi, ma che possono trovare un'applicazione o su un capo d'abbigliamento, su una borsa. Esatto. Diciamo che è una mostra, ecco, all'interno di una mostra, una mostra di come si può utilizzare il dipinto, il disegno, e volendo dire, ma questo mi piacerebbe su un bordo di una gonna, no? Esatto. Ecco. Oppure invece quello su uno scialle, che ne so, insomma, ciascuno poi può scegliere una soluzione. Qua ci sono delle sete, anche qui, avendo il fondo scuro, qui ho voluto utilizzare dei colori... cangianti, sì, per dare più luminosità e rilievo all'immagine. Molto carini questi pesciolini. Piccolini per camerette, queste sono adatti per camerette per bambini, però possono essere anche decorazioni per un abitino. Sì, li vedo bene su un jeans. Su un jeans anche, certamente, sì, insomma, qui poi ognuno può scegliere come meglio utilizzare... Sì. Le decorazioni. Abbiamo un motivo un po' più astratto. Un po' più astratto, qui un'esplosione di soli luminosi. Quel quadretto? Questo l'ho chiamato gioco di palloncini. Gioco di palloncini. Perché in realtà questi disegni, molti di questi, io li faccio proprio al momento, senza neanche un disegno preliminare. Quindi mi lascio andare un po' al momento, al gioco di quello che può essere il colore, le linee. E poi man mano che procede ci vedo qualche cosa e vado avanti. Ecco. Questo è su taffetà, per esempio, sempre una seta su taffetà. Avendo già delle righe, il tessuto è già bicolore, allora ho fatto anche qui un gioco di richiamano i rettangoli. Allora siamo giunti alla fine di questo incontro, quindi vi invito tutti a visitare la mostra dal 6 al 12 agosto, con orario? Dalle 10 del mattino fino alla sera alle 20, orario continuato. E poi approfitto anche per invitarvi alla Expo del Tiguglio Valfontana Buona, che si terrà dal 27 di questo mese fino al 4 di settembre, dove anche lì avrò opportunità di esporre le mie cose.
e in prossimità del Natale presso la Galleria Il Tritone a Camogli. Benissimo, allora vi salutiamo tutti e vi aspettiamo. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.